Questa è la stazione di Cariati degli anni 50-60. Da qui si è visto partire generazioni di cariatesi nella speranza di migliorare le condizioni di vita delle proprie famiglie. È questo il posto che ha visto lacerare moltissimi affetti, ma è stato anche il posto che ha visto persone gioiose e festose all'arrivo dei propri cari. Ecco come oggi la stazione di Cariati, cambiata completamente, ma non è cambiata la storia che da qui tanta gente ha cominciato a scrivere. E di questo vogliamo parlarne con la scrittrice e ricercatrice Assunta Scorpinini, che all'emigrazione ha dedicato testi ed una mostra straordinaria. Nella mia famiglia il primo emigrato è stato mio padre Mauro, uno dei primi del paese. Non ricordo quando è partito, ma so che è stato anche in Svizzera per lavoro. Le prime esperienze di emigrazione le ho vissute con i suoi ritorni per le feste di Natale o per le ferie in estate. Con gli amici del paese ci divertivamo un mondo quando i nostri padri partivano. Ricordo che andavamo alla stazione per vederla strapiena di gente. È partito il treno, tornare deserta. Non so cosa provavo o quali sentimenti potevo avere, perché vivevo tutto questo come se non mi riguardasse. Non immaginavo neanche minimamente che un giorno anch'io sarei salito su quel treno. Una cosa a cui oggi riflettendo penso è che ho conosciuto mio padre quando sono emigrato anch'io. Sono lieta di salutare gli amici di Cariati Vacanze al Mare con questo brano tratto dal volume Calabria altrove. È anche da questo luogo, la stazione di Cariati, che è il luogo simbolo dell'aspetto più dirompente della nostra storia sociale e certamente uno dei più importanti della storia italiana, che è l'emigrazione. Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia non possiamo certamente prescindere da questo aspetto della nostra storia, che proprio qui, in questo crocevia, con le partenze, i ritorni, le attese, i sentimenti contrastanti, l'emigrazione proprio qui ha celebrato i suoi riti. Benvenuti. Ecco, qui inizia un altro racconto della nostra storia dell'emigrazione, un racconto con una narrazione visiva, un documentario fotografico su quella che è stata la nostra emigrazione in Germania. Ci troviamo in quello che è il secondo museo di Cariati, dove vi è esposta l'opera Storie ed immagini della Calabria altrove di Assunta Scorpinini. Come nasce l'interesse su questo tema? Il mio interesse su questo tema è un interesse antico, è un interesse sicuramente che nasce dalla storia collettiva, dalla storia di tutti. Chiunque vive e è nato nel sud Italia non può prescindere dal tema dell'emigrazione che l'ha caratterizzato. Ricordo che il primo articolo in assoluto che io ho scritto e pubblicato sul Crotonese quasi 25 anni fa aveva proprio per argomento il tema dell'emigrazione. Quindi io, come tutti, ho vissuto direttamente l'esperienza migratoria, l'ha vissuta la mia famiglia, l'hanno vissuto i miei zii, i miei parenti, i miei nonni. Mio nonno Leonardo è andato in America ai primi del Novecento, mio papà ha fatto l'esperienza della migrazione in Fiat. Io, per il mio lavoro di insegnante, sono emigrata nel nord Italia, attualmente ho una sorella che vive con la sua famiglia in Emilia Romagna. Quindi, come vedete, ciascuno di noi ha questa esperienza nella sua vita, è un'esperienza da cui sicuramente non possiamo prescindere.
Ed oggi è un'esperienza molto importante perché conoscere questo cammino dell'uomo diventa significativo e diventa importante perché la Calabria da terra di emigrazione si è trasformata in terra di immigrazione. Quindi conoscere questa esperienza migratoria, elaborarla nel modo giusto vuol dire essere anche nelle condizioni di capire questo fenomeno così dirompente che oggi ci tocca da vicino. E devo dire anche che sono sempre stata molto affascinata dall'esperienza del cammino, dell'uomo che si mette in cammino, l'uomo da quando è iniziata la sua storia, da quando era nomade, gli uomini, i primi uomini che si spostavano da un posto all'altro per cercare frutti migliori, hanno iniziato questa esperienza dell'emigrazione, un'esperienza che è continuata con la storia dell'uomo. Mi piace particolarmente questa esperienza perché oltre alla questione dei sentimenti, tante volte c'è la lacerazione degli affetti, però sicuramente la migrazione è una grandissima opportunità di incontro tra i popoli, è una grandissima opportunità per conoscere altri luoghi, altre situazioni di vita, per mettersi in gioco e confrontarsi e soprattutto cercare di migliorare se stessi, la propria condizione, la condizione delle proprie famiglie. Ecco, questo è quello che maggiormente mi affascina del tema della migrazione. Ha senso oggi parlare di emigrazione calabrese? Certo, ha senso perché è un'occasione che abbiamo per capire ed amare di più questa terra. Ha senso perché l'emigrazione è un elemento della nostra identità. L'emigrazione sicuramente ha contribuito a far dissolvere le società tradizionali e ha senso se oggi, come dicono tanti studiosi, si parla di emigrazione in termini di post-emigrazione. Oggi i nostri paesi non sono il doppio di altri paesi creati altrove dai nostri emigrati. Oggi, come dicono gli studiosi della post-emigrazione, in particolare questo è stato teorizzato dall'antropologo Vito Teti, oggi questo legame tra i due paesi si va attenuando sempre di più e soprattutto oggi a partire sono i giovani che portano via, giovani che tanto spesso hanno studiato, sono laureati e vanno via in cerca di nuove opportunità. Ha senso, certo che ha senso se si capisce, se tutto questo si percepisce in base a come noi siamo in grado di accogliere i nuovi arrivati. La mostra è solo un aspetto di un lungo percorso che hai fatto sul tema delle migrazioni. Ci sono stati libri, pubblicazioni, inchieste, sei intervenuta in importanti convegni. Hai organizzato eventi su questo tema, hai fatto molta ricerca e raccontato mille storie. Hai avuto dei finanziamenti per questo allestimento? Beh, diciamo che questo allestimento rientra in un quadro di volontariato culturale, questa è una delle tante opere che io dedico al mio paese e la maggior parte, come si sa, sono tutte autofinanziate. Io amo farmi compagna di viaggio con altre realtà durante i miei percorsi di ricerca. È chiaro che questo allestimento ha avuto dei costi enormi in quanto c'è molta ricerca sul campo, sono andata molte volte in Germania anche per fare questo tipo di ricerca. E ha avuto anche dei costi di grafica, c'è stato un grafico professionista che ha pensato, diciamo, ha curato l'aspetto grafico, c'è stato le spese di montaggio e queste sono cose che io sostengo col mio lavoro, però in questa esperienza, almeno qui, perché io ho anche come compagni di viaggio sempre le nostre comunità emigrate in Germania, qui ho avuto come compagni di viaggio in un primo momento la chiesa diocesana. Infatti questa saletta mi è stata messa a disposizione gratuitamente dal parroco di San Michele Arcangelo e dell'Angelo Pisano proprio per questo allestimento. E poi per realizzare proprio l'allestimento concreto ho avuto, come ripeto, compagni di viaggio, l'associazione Fidava, con la quale ho organizzato alcune edizioni del mio evento che dedico da diversi anni alle donne in emigrazione, e quindi la FIDAP ha collaborato a creare questo allestimento. In più ha individuato 5 sponsor, 5 aziende locali che hanno dato un piccolo contributo alle
le spese di stampa dei pannelli. Per me, ecco, questo contributo da parte delle aziende locali è stato un segnale di attenzione a questa storia collettiva. È stata anche una partecipazione, perché purtroppo la ricerca ha bisogno del sostegno, ha bisogno di fondi, ha bisogno di finanziamenti. Io finché ho potuto ho messo a disposizione le mie risorse. Anche un piccolo segnale di contribuire alle spese di stampa da parte di queste aziende, che ripeto, individuate dalla FEDAPA, è stato un segnale importante. E quindi spero che si possa proseguire. Ovviamente c'è anche il sostegno morale dell'amministrazione comunale, del sindaco Filippo Sero e sempre l'assessore anche Casaldo Pere sono stati sempre molto vicini nelle cose che io ho fatto. Qual è il criterio nel percorso di questa mostra? Ce lo puoi illustrare? Sì, ecco, intanto tengo a dire che questa mostra materialmente è stata realizzata con la collaborazione delle nostre comunità in Germania, sono stati, diciamo, gli italiani di Germania, delle tre generazioni immigrate che hanno contribuito, hanno collaborato, hanno ricercato, si sono fatti ricercatori insieme con me, e da qui è nato questo racconto in immagini. Ho privilegiato proprio l'immagine perché dall'immagine si ricavano poi tanti ulteriori significati. Il criterio fondamentale del racconto sono le tre generazioni degli emigrati in Germania. Tutto è iniziato dalla fine degli anni 50 con l'accordo bilaterale tra Italia e Germania che consentiva l'ingresso di forza lavoro italiana in Germania. Scusa Assunta, ecco, proprio ti volevo chiedere qual è l'emigrazione che tu racconti e perché la racconti? Nel frattempo che seguiamo il percorso, poi hai modo anche di darci la risposta. Ma come tu hai detto, ho raccontato anche l'emigrazione in America, l'emigrazione in Nord Italia, però questa emigrazione è stata particolarmente dirompente nel nostro territorio. E poi c'è anche un dovere di racconto, perché nella grande storia dell'emigrazione italiana, l'emigrazione in Germania è poco raccontata. Allora io voglio che ci sia un riconoscimento. Teniamo presente che in Germania attualmente vivono oltre 700.000 italiani e che la comunità italiana in Germania è la seconda comunità dopo la comunità turca, quindi c'è una fortissima presenza italiana in Germania. E poi, scusa Assunta, ancora volevo aggiungere, se nel seguire appunto le tue opere ho avuto modo di poter notare che in tutto questo c'è un filo conduttore, le generazioni che si susseguono. Sì, perché dalla fine degli anni 50 c'è stata la partenza dei pionieri dell'emigrazione in Germania. Infatti io, ecco, possiamo cominciare a vedere, abbiamo visto prima la stazione come crocevia proprio di queste partenze, di questi ritorni, di queste attese, delle speranze, i treni su cui sono partiti i nostri emigrati. Possiamo paragonarli al livello di speranza di una vita migliore con le carrette del mare che approdano quotidianamente a Lampedusa o sulle nostre coste. È chiaro che i primi a partire in Germania sono stati contadini e pescatori, artigiani. Un criterio che io ho utilizzato, oltre a quello delle generazioni, è stato quello di illustrare la mostra con brani dei racconti, delle storie che io ho raccontato. Per esempio, mi piace ricordare quello che, a proposito del treno, una testimonianza di Rosina Greco che diceva: i nostri figli avevano preso molto male la partenza del padre, spesso piangeva, no, c'era Fausto che bestemmiava ogni treno che passava, diceva se ne ha portato a papà, perché la prima emigrazione è stata l'emigrazione solitaria dei capifamiglia, sono stati i pionieri dell'emigrazione che sono partiti da soli e sono la Germania doveva rinascere dopo le devastazioni della prima guerra mondiale e quindi c'erano molti cantieri, opere alle reti fognarie, gli impianti elettrici, le strade che si dovevano costruire e sono partiti i nostri emigrati con lo status di Gastarbeiter, cioè lavoratori ospiti. Doveva essere un'emigrazione temporanea e doveva seguire un modello rotatorio, cioè dovevano alternarsi i lavoratori in Germania, però poi non è stata così. Amo molto questa immagine
questa immagine dei nostri gastarbeiter perché descrive la contentezza, proprio la gioia che loro avevano di lavorare, di mandare i soldi a casa per fare studiare i figli, per farsi la casa, per fare il corredo delle figlie femmine, e qui c'è tutta la dignità dei nostri lavoratori in Germania. E tra l'altro io ho voluto descrivere anche lo sguardo positivo che sul mondo hanno avuto i nostri emigrati. Nella foto di copertina io ho messo uno dei primi emigrati, Andrea Tornelli, che ha lo sguardo sulle ciminiere di Stoccarda, perché sicuramente il riscatto non passa dalle cose materiali, il riscatto di un popolo, ma passa dalla capacità di guardare sul mondo e di trovare migliori condizioni di vita. I nostri lavoratori hanno lavorato solo nel campo dell'agricoltura e dell'edilizia o anche in altri settori? Beh, inizialmente sono partiti per questo lavoro di ricostruzione, però hanno lavorato anche nei grossi centri minerari della Ruhr, nel nord della Germania. Infatti nella zona di Dortmund, di Hagen, abbiamo una fortissima comunità italiana, ma poi hanno lavorato anche nell'industria pesante. Qua abbiamo delle immagini nelle ferrovie. E diciamo che si trovano localizzati anche i nostri concittadini in specifiche zone, perché c'era il richiamo, c'era la catena migratoria, per cui ognuno chiamava parenti, amici, conoscenti, e si localizzavano più o meno tutti nello stesso luogo. Però ripeto, hanno lavorato alla ricostruzione della Germania, nelle miniere di pietra, nelle miniere della Ruhr e poi anche nell'industria siderurgica. Ecco, vorrei che si inquadrasse questa immagine di Giovanni Fortino. È stato segnalato dalla sua industria, per cui ha lavorato per 45 anni in un'industria di Hagen, è stato segnalato ed ha avuto la medaglia al merito del lavoro del Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, per cui la loro onestà, il loro modo di lavorare è stato sicuramente importante, ha contribuito al progresso del paese ospitante e anche trasformato i nostri paesi. E poi abbiamo, ecco, come vivevano, proprio per quello che dicevo prima, per il loro status di stagionali, la Germania voleva che ci stessero temporaneamente i nostri emigrati in Germania, non per sempre, e difatti avevano predisposto delle baracche dove questi lavoratori abitavano in questo periodo, le baracche in un prato senza niente. Ecco, qui vediamo delle scene di vita delle baracche, però come abbiamo visto poi non è stato così, e adesso nel proseguo del racconto lo vedremo. È molto bello questo aspetto che ho voluto mettere in evidenza, è sempre l'aspetto della dignità dei nostri lavoratori. Dopo il duro lavoro si vestivano all'ultima moda e uscivano a passeggiare. Rispetto agli altri immigrati in Germania, loro si sono sempre distinti anche per la loro dignità nel presentarsi, e queste erano le foto che mandavano ai loro parenti in Italia. Un altro aspetto interessante era questo legato un pochino ai riti della fede. Intanto questa immagine dimostra come questa è una missione cattolica italiana di Stoccarda, retta da Don Giambattista Mutti. Nella Germania della fine degli anni 50 le missioni cattoliche hanno avuto un grosso ruolo, non solo di assistenza religiosa ma anche di assistenza sociale, e poi quando tornavano in patria i nostri emigrati, la maggior parte quelli che erano scapoli, individuavano le ragazze da sposare, e siccome venivano nello stesso periodo dovevano sposarsi più o meno negli stessi giorni. Allora Don Alfonso Russo, che è stato sempre vicino agli emigrati, faceva questi riti collettivi dei matrimoni che io racconto nel mio libro Calabria Altrove, dove si sposavano, poi lasciavano qui la moglie e loro riprendevano il viaggio in Germania. Ovviamente tutto questo avveniva quando non c'erano internet e i cellulari, si scrivevano le lettere, lunghe lettere, c'era anche questa emigrazione scandita dall'attesa non solo delle rimesse, che portavano ovviamente moneta circolante in paese, ma anche dall'attesa di queste lettere in cui veniva descritta la vita degli emigrati.